Bene, dopo aver visto un po' il pratico for each loop, come funziona, vorrei adesso, diciamo così, parlarvi del do once, che significa letteralmente fare una sola volta, no? Andiamo qui nelle variabili, facciamo come sempre, in content, new folder, lesson, underscore, 009, underscore, flow control underscore do ons. Innanzitutto salviamo questa mappa e salviamo tutto ciò che già abbiamo fatto, chiaramente. Andiamo a creare una nuova cartella map, come sempre, e l'altra cartella, come sempre stiamo facendo in questo corso, Blueprints. Perfetto. Adesso eliminiamo tutti i blueprint che in realtà appartengono alla vecchia mappa e salviamo Save Current As all'interno del flow del doOns su map non variable, ma possiamo scrivere flow control underscore doOns. E questa è la nostra mappa. Come sempre in blueprint andiamo a costruire il nostro actor, chiamiamo bp underscore do ons, ok. Andiamo qui a fare le classiche operazioni, portiamo a 0, non capisco perché l'interfaccia mi si pone sempre in questo senso, secondo me ho bisogno di avviare il progetto, comunque non è questo il problema, cancelliamo tutto qui. Abbiamo bisogno sempre di abilitare l'input, ma lo possiamo fare con Begin Play. Questa volta non lo andiamo neanche a copiare. Enable input. Get layer controller. Perfetto. Possiamo anche settare Set show mouse cursor. Agganciamo e visualizziamo. Perfetto. Adesso possiamo andare a richiamare il classico tasto F, quindi KF, KF, ok? Quindi attraverso il tasto F andare a richiamare la funzione doOns, vedete che qui in elenco è possibile richiamarla. Supponiamo che una volta richiamata, di richiamare ancora il comando print string. Ok? See you soon. Ci vediamo presto. Che cosa è successo? Adesso che se io vado in play e digito il tasto F, see you soon. Settiamo magari il tempo 5 secondi e compiliamo. Quando presso il tasto F, see you soon. Adesso praticamente potrei ripremere il tasto F, ma non succederebbe assolutamente nulla, però io posso resettare attraverso l'apposito comando reset questa funzione. Quindi questo significa che quando voglio effettuare un'operazione una sola volta e poi magari la voglio effettuare,
e quindi non voglio più effettuarla, è possibile richiamare questa funzione doOnce. Ma qualora io volessi effettuarla ad intervalli di 10 secondi, io posso richiamare il comando qui delay, ritardo. Settare il ritardo a 10 secondi, ad esempio, e una volta terminati i 10 secondi, andare a resettare la mia funzione. Beh, compiliamo, vediamo che cosa è successo adesso. Se io presso F appare, adesso potrei premere F in continuazione fino al termine di 10 secondi e poi riappare la mia scritta. See you soon. Per meglio mostrare questo esempio, portiamo un secondo la durata della scritta. F, see you soon, scompare. Adesso posso premere F, ma non succede nulla fin quando non trascorrono i 10 secondi del mio timer. E adesso, magari che sono trascorsi, se presso F, vedi, adesso devo aspettare ancora 10 secondi, perché se no non ho alcun tipo di risultato. Se provo adesso, vedete, sono trascorsi 10 secondi e mi appare il risultato. Quindi è un modo di personalizzare una funzione in base ad un intervallo temporale. How do ons work? Ok, diamo sempre il nostro colore e facciamo un esempio un attimino più pratico. Stacchiamo il tasto F per adesso da qui, in modo da togliere il comando a questa funzione e andiamo ad aggiungere un collision, ad esempio un box collision. Ok, andiamo nella viewport, questo è il nostro box. Con il comando scala andiamo a settarlo in un certo modo, quindi ampliamolo un poco, andiamo a vedere all'interno del nostro progetto come appare. Se ci può stare bene, beh, supponiamo adesso di avere tipo un labirinto dove ho comunque un'area, magari questo box posso denominarlo area 51. Quando sono all'interno di quest'area, trascorso un determinato intervallo di tempo, il mio personaggio magari muore, cioè il gioco si stoppa, si ferma, usciamo dal gioco. Mentre quando siamo fuori da quest'area, possiamo navigare in completa tranquillità. Vediamo come fare questo piccolo software, ok? Chiamiamolo così. Se io ad esempio seleziono area 51, come sappiamo nei box di collisione possiamo associare un evento di tipo begin overlap, cioè nel momento in cui entro in quest'area deve succedere un qualche cosa. Andiamo a vedere che cosa, ok? Per fare questo esempio creiamo una variabile, magari io la chiamo inside or outside, inside or outside. Ok, andiamo a compilare e diciamo che per il momento la nostra variabile è di tipo false, stiamo parlando di una variabile booleana. Supponiamo che quando entro all'interno di questa area, quindi vado a settare la mia variabile come true.
Quindi praticamente aggancio. Quindi posso adesso richiamare la stringa print string, ok? Dove potrò dire magari attention, yo inside have just 10 seconds. Supponiamo che ci debba mostrare questa scritta per 5 secondi. Ok? Poi dopo spieghiamo il codice per bene. Adesso richiamiamo a questo punto il nodo branch, la classica nostra diramazione, quindi branch. Ok? Anzi, facciamo così, richiamiamo il comando in questo punto proprio, forse è meglio, do ons, ok, che abbiamo trattato prima. Adesso che cosa gli andiamo a dire sostanzialmente? Gli andiamo a dire che una volta che ha completato questa operazione, mi richiamo un ritardo delay, un ritardo magari di 10 secondi. Una volta terminato il ritardo, richiamo adesso branch, ok? La nostra diramazione. Prendiamo inside or outside, posizioniamolo sulla nostra condizione, deve essere verificata questa condizione, che a questo punto è stata settata che di default, vedete, è false, ma in avvio. Quando entro all'interno del mio componente di collisione, viene settata su true. Quindi quando è true, questo che cosa deve fare? Semplicemente richiamiamo il comando quit game, ok? Quindi dovrà uscire dal nostro game. Quando è false, e cioè la mia variabile è di tipo false, va a resettare il nostro specchietto. Adesso selezioniamo area 51 e richiamiamo il momento in cui noi usciamo dal nostro box di collisione, quindi on component and overlap. A questo punto ci basta digitare qui print string, ok? Adesso scriveremo while done, yo save your well done, you're outside. Perfetto. Settiamo 5 secondi, possono andare bene. E dopo aver fatto questo, andiamo a settare la nostra variabile inside outside come false. Quindi non diamo la spunta a questa variabile. Vediamo un po' che è successo per fare un primo test. Vediamo se tutto è andato in maniera corretta. Se vado in play, mi sposto, entro in un'area. Attention, you're inside, have just 10 seconds. Cioè 10 secondi. Dopo 10 secondi che mi rimani in quest'area e non ti sposti da quest'area, il mio software esce, ok? Vuol dire, ad esempio, che hai perso una vita. Andiamo in play, entriamo all'interno. Qua sono in pericolo. Attention, you're inside, have just 10 seconds. Se esco fuori, dovrei mettermi in salvo. Quindi adesso posso. Avete letto la scritta? Se rientro sono di nuovo in pericolo, ho 10 secondi, tanto è vero che se attendo 10 secondi, il mio personaggio muore. Ripetiamo il tutto, qui sto dentro, sono in pericolo perché sono all'interno dell'area 51,
Quando esco, well done, you're outside. E quindi qua sono salvo. Questo è un esempio ovviamente molto ma molto pratico che trova campo di applicazione infinito, ma andiamo a vedere un po' che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo scritto. Beh, abbiamo scritto qualcosa di molto ma molto semplice. Abbiamo creato un perimetro, un volume di collisione, area 51, esattamente questo volume qui, che riportato all'interno della viewport è questa. Il nostro player si trova qui, quindi quando entrerà in quest'area avremo una scritta e ci troveremo all'interno dell'area rossa. Quando usciremo siamo al verde, siamo al sicuro e quindi andrà tutto ok. Quindi, tornando al codice, adesso tenteremo di spiegarlo. Abbiamo un C, do on sample, do once example begin or lap possiamo anche copiare e qua sempre premendo C da tastiera W control V do once example and overlap. Ok, ma non si può vedere questa cosa. Sample. Ok, andiamo qua. Andiamo al verde. Che cosa abbiamo fatto? Andiamo un po' a spiegare quello che abbiamo fatto. Abbiamo detto che ogni qualvolta io entro in quest'area, vado a settare la mia variabile che di default è fissa su false. Vedete? Quindi quando è false, se io non avessi dato questo tipo di istruzione, avrebbe restituito false e sarebbe andato direttamente a resettare il nostro programmino. Invece, andandola a cambiare qui in avvio, quando arriviamo nel nodo di diramazione branch, restituisce true e quindi esce dal gioco. Ma siamo all'interno. Quando usciamo fuori, invece, oltre ad avvertirci con una stringa che siamo fuori, setta la variabile come false. Quindi, quando andremo a rientrare nella nostra area avremo una variabile false. Quando usciamo avremo una variabile false e per cui questo restituirà false, mentre in questo caso ogni qualvolta entro restituirà la mia variabile booleana true e quindi restituirà quit game. Ok, perfetto.